Ragazzi! Vito, che cosa ci fai qui? Non dirmi che hai portato la bambola, altrimenti scappo dalla casa. Ve la state facendo sotto, immaginavo. No, non vi preoccupate, la bambola l'ho lasciata al sicuro, l'ho nascosta. Sì, grandioso! Così che sei bravo. Ragazzi, fatemi un po' di spazio. Noi tre abbiamo passato le peggiori peripezie con quella bambola, quindi siamo gli unici che possiamo raccontare questa storia. Vi rendete conto che quello che abbiamo visto è completamente surreale, Manu? Manu. Oh. Che c'è? Stai bene? Wow. Meow. Meow. Come va la scuola, Manu? Un po' male, un po' bene. Un po' male, un po' bene. Ale, vi hanno lasciato tanti compiti? Sì, un sacchissimo. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video del Vichingo. E oggi eccoci qui con i miei cugini. Avete finito? L'ultima mossa. Wow. Da adesso mi dovete chiamare Manu. Manco il tempo di iniziare, già mi avete fatto venire il mal di testa. Ma come fate? Avete un Guinness dei primati per fare questo? Oggi vi porterò al cinema a vedere un film incredibile. Sapete qual è, Manu? Gianfranco 2, la vendetta? Da quando in qua Gianfranco è un film? Non lo so. Lui è famoso perché è un divo di Hollywood. Di Hollywood? Manco sai cos'è Hollywood? Io conosco un altro film. Sentiamo. L'isola di Gianfranco. Ok, per quanto possa essere divertente e contorta questa visione di Gianfranco che esce al cinema, posso benissimo affermare che non è questo il film che andremo a vedere. E quindi cosa vediamo? Il film che andremo a vedere è It, il pagliaccio! Siete contenti? In realtà a me il film non mi piaceva, il pianeta di Gianfranco. No, Manu, non c'è il pianeta di Gianfranco, c'è quello di It che fa paura. Che c'è? No, dai, che c'è, Manu? Io ho paura dei film horror, dopo di notte non dormo. Lo so, Manu, mi dispiace, purtroppo c'erano i biglietti solo per questo, cioè ormai li ho prenotati. Possiamo guardare un altro film, per favore? Purtroppo no, Manu, perché ho preso i biglietti per quello ormai, cioè non posso fare più niente. Gianfranco. Dai Vito, lo sai che mi ha paura. In realtà lo sospettavo, infatti è meglio che non lo portiamo con noi. Se poi non dorme, la zia se la prenderà con me. Quindi preferisco lasciarlo a casa. Magari la prossima volta lo porterò al cinema e gli comprerò anche i popcorn. Ok, siccome ma non ce li compriamo mai stasera i popcorn. Perché l'ho detto? Io resterò con il mio amico Gianfranco. Voi andate a spaventarvi. Se volete farci compagnia in questa splendida giornata, cosa dovete fare? Spalleggiare con i Vichingo. Wow, che entusiasmo! Iscrivetevi al canale come se non ci fosse un domani e attivate la campanella cocco per non perdere i prossimi video! Basta! Mi rovinate il ciuffetto. Il nostro meraviglioso popolo sta diventando sempre più grande, ma soprattutto ricordatevi che noi siamo pazzi, siamo magici, ma soprattutto siamo Vichingo! Questo è lo spirito giusto, mi raccomando, andiamo subito. Non andate via, vi prego, restate un po' con me, non andate così presto. Mi lasciate sola, che cosa farò senza mio cugino e senza mio fratello? Io vi ho sempre voluto bene. Quando voi vi andate, questo non ha più senso. Che facciamo? Sinceramente mi ha fatto commuovere per queste belle parole. Hai ragione, Vito, non lo possiamo lasciare da sola, è sempre un bambino alla fine. Sai che ti dico? Buttiamo i biglietti, non voglio più andare al cinema. Hai ragione. Noi resteremo qui con Manu, perché noi vogliamo bene a Manu. Non è vero? Sì! Io scherzavo! Andate fuori da casa mia, fuori! Voglio giocare in santa pace, quindi fuori! Subito! E che modi però! Cioè noi per farti un favore volevamo stare qui. Andiamo subito, sì, perché via. Questo ci prende a colpi di bastone. Bene ragazzi, eccoci qui al cinema. Ma non siamo soli perché abbiamo un ospite. Guardate, signori, Tanino! Ma che è sta cosa? Che la è? Cena. La tua cena? Per dopo. Ho capito. Tanino, sei pronto a questa nuova esperienza? Prontissimo. Hai paura? Un pochino. Ok ragazzi, è finito il primo tempo e siamo terrorizzati. Ale, come va? Tutto bene? Diciamo, fa paura. Considerate che la vecchia edizione di questo film mi ha terrorizzato l'infanzia e non posso urlare perché se urlo qua la gente si spaventa. Ti devo fare una domanda. Lo vuoi un palloncino? Oddio. E tu lo vuoi a parchetto? No, te la puoi tenere.
Vado col monopattino. Ok ragazzi, il film è finito ed è durato tantissimo, è vero Ale? Sì. Tra l'altro sono saltato in aria almeno 7-8 volte. Comunque adesso vado a lasciare Ale perché già è tardissimo e sicuramente Manu dorme, ma meglio così perché poi magari voleva raccontato qualcosa e io non gliela potevo dire perché altrimenti quello non dorme. Tanino se ne sta andando. Tanino, potevi almeno salutarci, eh? Ciao. Sta qui vicino. Comunque stai attento a It. Non ho paura. Casomai chiama, manda un messaggio a WhatsApp che io scappo, eh? Non chiamo nessuno. Perché non ridi? Ridi. Puoi salire. Vieni con me. Dai, stai scherzando. Vieni. Vabbè, ok, ti faccio compagnia. Ti stai blindando addirittura. Pennywise non entrerà mai a casa mia. Non c'è nessun Pennywise. E poi non lo senti di sottofondo, c'è la televisione dei tuoi genitori. Hai ragione. Sono svegli, non ti può succedere niente. Sì. Facciamo così, visto che sono qui, mi offri un bicchiere d'acqua che ho una sete incredibile. D'accordo. Saliamo. Andiamo, si va, si... Aiuto. Magari... Ehi! Ma che pazzo? Fermati un attimo. Stai calmo. Oh, oh! Ma che pazzo? Basta! Dai, Manu! Ma... è completamente fuori di testa! Sono stanchissimo! Ho fatto almeno 60 giri! Stai buono, ok? Noi abbiamo appena finito di vedere il film e di certo non ci aspettavamo un'accoglienza simile. Guardalo! Fa paura! Manu, ma come ti sei conciato? Oh! Oh! Stai calmo! Non voglio un palloncino! Non mi piace il palloncino! Non lo voglio! Oh! Perché non voglio? No! Non lo voglio! Non lo voglio! Bello. Ok, va bene, lo accetto. Prendilo. Ok. Prendilo. Oh! Ma... Ecco il tuo palloncino. Ma se manco li sai legare i palloncini, perché me li vuoi dare? Non so fare il nodo. Io non sono Pennywise, sono Pennymano. Per favore, prendi un palloncino di Pennymano. Ma non è che noi non vogliamo i palloncini, è che noi siamo un po' spaventati, abbiamo visto il film. Ma che è? Il palloncino. Ma che ti ha fatto il palloncino? Ma tiraglielo, sì. Dammi qua. Ok. C'è un palloncino sgonfio, che ti può fare? Io ho a che fare con due pazzi. Quello si butta per terra perché giustamente un palloncino pesante l'ha schiacciato. E quello è Pennymano, che è pure penniscente. Anch'io sono Penny Alessio. Sono un Pennymano. Sono un Pennymano. Sono un Pennymano. Che stai facendo, Alessio? Ti prego, almeno tu mi sembravi sano. Sono Pennyale, sono Pennyale, sono Pennyale, sono Pennyale. Siamo tutti Penny, siamo tutti Penny. Siete Penny scemi? Dai Penny. Fermi! Io sono Penny stanco, voglio dormire. No Manu, levati che mi fa impressione. Dai. Se non vi unite a me, vi manderò il mio esercito. Oddio, l'esercito dei ragni, l'esercito dei ragni. No, di zanzare. Aspetta. Ha detto zanzare? Credo di sì. Zanzare? Sì. Anche le zanzare sono brutte! Tu le vedi? No. Non ci sono. Sono invisibili. Ah, sono invisibili, quindi... Ah, oh! Aia! Che scemo, ti sei dato uno schiaffo da solo. Allora, Manu, ascolta. Io ti voglio bene. Ma togliti questa maledetta parrucca, perché è una parrucca! È una parrucca! Non fai paura a nessuno! Dai, non sapete proprio scherzare voi due! Ma che scherzare? Guarda qua! Cioè, aspetta, metti a fuoco orologio! Dai, sono le due di notte! Tu non mi hai portato al cinema e io mi sono vendicato. Signor Pennymano, io l'ho fatto per il suo bene, lo capisce? Mi sono spaventato anch'io che sono il re dei vichinghi, figuriamoci tu! Ora che ci penso, faccio un pochino, sono un pochino brutto. Un pochino? Un pochino tanto direi. Ora mi vado a lavare la faccia. Sì, infatti. Adesso possiamo ammirare Manu che si sta struccando. Zitto tu, ci penso io per me. Mentre Manu si sta sciacquando da tutto quel trucco, noi vi volevamo dare la buonanotte. In realtà buongiorno, perché sicuramente voi vedrete questo video di giorno. Vi consiglio di non vedere mai i film dell'orrore, non sono da soli. Io. Oh, chi è? Mi sono lavato.
Oddio, sembri Tarzan. Noi ci rivediamo in un prossimo video e... Ciao. Ciao. No, mi divertivo a coprire la faccia di Alessio.